La NATO smentisce che la missione a guida statunitense in Afghanistan abbia chiuso un occhio sui ripetuti abusi sessuali e danni di minori da parte delle forze afghane. Abusi che, stando all'inchiesta pubblicata dal New York Times, sarebbero avvenuti anche nelle basi americane in Afghanistan, episodi che risalgono agli anni 2010, 2011 e 2012. Secondo la testata newyorkese, i militari americani avevano l'ordine preciso di non intervenire in queste occasioni, nemmeno quando i fatti si erano consumati nelle basi militari degli Stati Uniti. Josh Earnest, portavoce della Casa Bianca. Lo sfruttamento sessuale viola le leggi afghane e gli obblighi internazionali dell'Afghanistan, ha detto. La protezione dei diritti umani, la lotta allo sfruttamento dei minori sono una delle priorità del governo americano. Stiamo valutando con attenzione queste accuse. Ci siamo sempre battuti contro tali atrocità, proteggendo chi è stato sfruttato contro ogni principio di libertà, ha detto. L'inchiesta del New York Times è basata sulle testimonianze e sulle deposizioni in tribunale di diversi ex militari statunitensi e del personale civile che ha servito in Afghanistan negli anni in questione.